Sebbene la lingua siciliana non sia stata mai una lingua del potere, ha sempre avuto un proprio ambito nel quale godeva del prestigio conferitogli dall'uso corrente. Essa si è adattata per sopravvivere a tutte le dominazioni. Mario De Mauro. Il mio intervento si baserà essenzialmente sulla ricchezza lessicale dell'idioma siculo, partendo in primo luogo dai vari pronomi personali presenti sul territorio. Ce ne sono tantissimi: io, ie, iu, iu, eu, eo, ia, ieu. Ognuno di questi pronomi ha una storia alle spalle, ha una derivazione specifica. In Sicilia, per esempio, sono tantissimi modi, per esempio, di dire andiamo. Imu, che deriva dal latino imus, iemu o emu, contaminato dall'influenza gallo-italica, e iamu o amo, che dichiara tradizione napoletana. Però vi è anche annamo nel messinese, che dichiara influenza italiana. Ma il termine ha pure una certa rassomiglianza con il castigliano anar. Poi vi è amunì, che si potrebbe collocare nel catalano amuntu, che si pronuncia appunto amunì, o addirittura nel greco amuno, che significa tenersi lontano, spostarsi da un luogo. Di conseguenza abbiamo pure niscimu, niscemu, nisciamu, per dire usciamo. Il siciliano, e su questo ci batto da molto tempo, in poche parole è una lingua cosmopolita, e chi lo parla utilizza inconsapevolmente greco, latino, arabo, francese, spagnolo, catalano, tedesco, italiano, e fa di esso un sistema di comunicazione tra i più complessi in assoluto. Ecco perché ci sono tutte queste differenze fonetiche tra un luogo e un altro. Anche tra un luogo e un altro, a pochi chilometri di distanza, ci sono differenze di intonazione, magari c'è un altro vocalismo, ecco, si percepisce la parola diversamente, perché le influenze che abbiamo avuto, linguistiche ovviamente, nel siciliano sono state tantissime e hanno ognuno di loro plasmato il linguaggio siculo. In poche parole, il siciliano scherza in greco. Babbiare deriva dal greco babbazzo, che significa scherzare. Si sporca il latino. Gnasciarisi deriva dal latino crassus, che vuol dire sporco. Litiga in arabo, sciarriarisi, deriva dall'arabo shar, ossia fare guerra. Lavora in francese, travagliare, deriva dal francese travailler, che appunto significa lavorare. Risparmia in tedesco, sparagnare, deriva dal tedesco sparen, che significa risparmiare. Possiamo dire che uccide spagnolo con la scupetta. Scupetta deriva dallo spagnolo escopeta, che significa fucile. Ecco, vedete. Nel frattempo voglio, come dire, invitarvi a percepire la bellezza di questo siciliano. Il siciliano è una lingua ricchissima a livello lessicale, ma ahimè una lingua che pochi conoscono a fondo nella sua interezza, motivo per il quale ognuno si fossilizza nel proprio dialetto, che è comunque parte di questa ricchezza inestimabile. Noi parliamo spesso di lingua, e qualcuno invece parla di dialetto, ma siamo entrambi, diciamo, la stessa cosa. Ecco, non c'è differenza.
Il siciliano può essere lingua se è purificato dai vari localismi, ma il siciliano politicamente è un dialetto, perché ciò che non è, come dire, è riconosciuto ufficialmente a livello politico è relegato a dialetto. E sono proprio queste differenze a determinare, soprattutto in ambienti non abituati al siciliano, il falso problema di una lingua standard, che molti linguisti tuttavia hanno intravisto nella letteratura siciliana e ancora oggi tra gli autori che utilizzano come espressione letteraria il siculo idioma, una certa uniformità esiste. La conoscenza storico-linguistica del territorio dà un quadro sostanzialmente più completo che porta ad apprezzare tutte le forme presenti. Tutti i dialetti, ammesso che il siciliano lo sia, non sono codici secondari, imperfetti, ma come tutte le lingue del mondo, sono costituiti da suoni, parole, frasi e significati. La differenza tra lingua e dialetto non è linguistica, ma è un fatto socio-culturale. Lo avevamo annunciato prima. Una lingua che, nonostante tutto e tutti, ancora oggi, dopo secoli d'esistenza, viene parlata da giovani e meno giovani, da colti e incolti, contaminata senz'altro dall'italiano, ma senza che abbia perso mai la sua identità. Mentre molti lungimiranti studiosi la davano per sconfitta, visto il processo di alfabetizzazione promosso dal nostro paese, volto ad una italianizzazione ad ampio raggio, eccola ancora qui, con tutto il suo splendore. Ed oggi, più di ieri, ci sono risorgenze dialettali che da qualche anno fanno mostra della loro bellezza anche negli slogan, nella pubblicità, sui muri, all'interno di locali. Mi viene in mente, per esempio, l'etichetta di una nota e celebre bibita in cui si evidenzia la dicitura Thalia Stuprezzu, e parliamo di una multinazionale. Quante attività lavorative sono oggi denominate con forme dialettali? A Siracusa un panettiere ha denominato la sua attività Giugiulena. A Trapani vi è una gelateria dal nome Ciuri Ciuri e un'altra denominata Achiazza. Una rosticceria in pieno centro storico che si chiama Duci Duci e un'altra. E un altro negozio di prodotti tipici prende il nome di Sicilia Bedda. Poi c'è un B&B a Buseto Palizzolo denominato Ciuri di Baita, un negozio di abbigliamento a Trapani che ha come denominazione Putia. Chi vuole accertarsene di persona, butti un salto presso l'antica pizzeria Pepitone o al ristorante Beccofino in Trapani, non rimarrà certamente deluso né per lingua né per palato. Ritengo infine, al di là dell'eterna domanda lingua, dialetto, perché non se ne può più, non si parla d'altro che di lingua e di dialetto, che cos'è questo siciliano? È una lingua e un dialetto, ma cerchiamo di apprezzarlo anche in tutta la sua interezza. Quindi ritengo che l'individuo siculo, soprattutto il più colto, radicato nella propria terra, sia socialmente che culturalmente, abbia grande considerazione della lingua siciliana, ma anche la matura consapevolezza che conoscere bene l'italiano insegnato a scuola e le lingue straniere è una priorità dalla quale non può e non deve sottrarsi. Ma questo equilibrio non sempre regna nell'atteggiamento del siculo, che in altri casi pretende solo dai figli un linguaggio che non sia assolutamente dialettale, nonostante le varie esortazioni rivolte alla prole siano tutte quante in siciliano. Parra bono, lu capiste? Che diciste? Parra italiano. Allora mi viene da chiedersi,
Viene da chiedersi immediatamente quale posto il siciliano deve avere nella società di oggi, strumento di volgarità o rozzezza linguistica o portatore sano di storia, origini, identità? La scuola, nel caso in cui potesse davvero insegnare, cosa che pare sempre più impossibile, cultura e patrimonio linguistico siciliano, su quali basi dovrebbe impostare i programmi e quale materia, quale lingua insegnare? Quella dell'affettività, quindi quella parlata, e riprodurla graficamente con tutte le conseguenze annesse, o quella ufficiale scritta, estrapolata essenzialmente dai testi poetici che rispondono in linea di massima a requisiti di ortografia funzionale, il cui linguaggio si inserirebbe nel mezzo tra l'elemento fonetico e quello etimologico. A tal proposito, mi piace riportare uno stralcio di Innocenzo Fulci del 1855. Per cominciare adunque con ordine e accuratezza un tale esame, io dico in primo luogo che nell'ordinaria loquela debbonsi escludere i due estremi, cioè i dotti e gli idioti. I primi, come sopra ho accennato, italianizzano dando alle voci italiane desinenze siciliane per sfuggire all'affettazione d'essere più intellegibili. I secondi, se ben parte di popolo, non han voto nel comune suffragio a cui han dritto, perché discreditati non pure dagli eruditi, ma dalla stessa massa del popolo che fa la maggioranza. In guisa che ciò che dice si uso sta in questa massa espurgata da questi due estremi. Questo scritto di Innocenzo Fulci ha confermato e consolidato sempre di più la mia idea di lingua, che non deve rifarsi soltanto a canoni etimologici o fonetici, ma deve essenzialmente congiungere in modo equilibrato i due rami, considerando modelli del passato e del presente. La scuola dunque non deve parlare in dialetto. Sfatiamo immediatamente il fraintendimento che si è creato attorno alla nuova legge per l'insegnamento della cultura e del patrimonio linguistico siciliano. La scuola deve parlare di dialetto, che è ben diverso. Lo scopo non deve essere quello di formare, ma informare, arricchendo la conoscenza storico-linguistica della propria civiltà attraverso la letteratura, le tradizioni, i personaggi e soprattutto la pronuncia, una cosa che molto spesso viene sottovalutata. La pronuncia, certe differenze si hanno perché non si ha una buona pronuncia, che quando non rientra in certi canoni può determinare interlingue e di conseguenza interscritture che nulla hanno a che vedere con la vera lingua. A parte le risorgenze di cui accennato prima, scuole e comuni aderiscono a varie manifestazioni legate alla poesia in lingua siciliana. Anche a livello nazionale si nota un certo risveglio verso i dialetti, vedi Festival di Sanremo. Carmen Consoli, cantante siciliana di fama internazionale, ha portato su e giù per lo stivale i successi dell'indimenticabile Rosa Balistreri. Qualche anno fa Andrea Bocelli ha cantato il più celebre brano siciliano "E voi dormiti ancora", conosciuto anche come "A mattinata", del catanese Giovanni Formisano e musicato da Gaetano Emanuel Calì. Il trapanese Iaca o Giaca, con i suoi brani interamente in siciliano, "A patata vastasa", "A erici", "C'è no jardino", sta riscuotendo successi ovunque, richiestissimo nelle più importanti piazze siciliane, e i suoi video impazzano su YouTube. Insomma, c'è un risveglio del siciliano,
perché oggi più che mai, una volta che tutti bene o male sappiamo parlare, siamo più acculturati rispetto a un tempo, ritorniamo di nuovo pian piano alle origini, quindi di nuovo a riscoprire la bellezza della lingua siciliana. Capiamo insieme chi siamo e da dove veniamo, attraverso la lingua dei nostri padri, dove si racchiudono usi, costumi e tradizioni del nostro popolo, senza vergogna, ma con la solita dignità con la quale abbiamo subito e lottato. Non minacciamo i nostri figli, mi rivolgo ai genitori, soprattutto ai più giovani, che a volte hanno l'aria minacciosa nei confronti dei figli quando questi hanno un intercalare dialettale. Ecco, non minacciamo i nostri figli quando parlano in dialetto, ma diciamo loro che si può parlare in dialetto purché lo si parli bene, in modo adeguato. Recitiamo loro i proverbi, i detti, i modi di dire, gli indovinelli che conserviamo nella mente perché possano divenire strumento di riflessione, di educazione, di conoscenza. Facciamo in modo che il lento declino della cultura popolare sia ancora più lento. Ascoltiamo i sussurri di ciò che ancora vive. Invitiamoli a leggere i poeti della lingua siciliana del passato e del presente che tanto hanno da insegnare a giovani e meno giovani attraverso cascate di versi che sono perle di inestimabile saggezza. Diciamo loro dei giochi che facevamo da piccoli animando cortili, androni, vicoli, marciapiedi, a pedizzoppo, a mucciareddu, a videri che mi rivegno e dico aschi, a paro e ziparo, culusciummalo, solo per citarne alcuni più diffusi, oggi definitivamente scomparsi, affinché sappiano che si può vivere benissimo senza internet o la PlayStation. Insegniamo loro, ammesso che noi stessi ne fossimo consapevoli, che il vero motore della vita è il rapporto umano e non quello virtuale, e che l'utilizzo di tali strumenti non deve mai prevaricare a scapito della socializzazione. Insegniamo loro infine la sacralità del tempo. Nel mondo della globalizzazione ciò che a volte manca è la memoria, senza la quale non riusciremmo a costruire nulla, e oggi più che mai la memoria può indirizzarci la via, la strada maestra. Cuvoli poesia, vegna Sicilia, cateni la bandiera di vittoria, canti e canzoni in navi a 100.000, e lu può dire cu grannizza e boria, e viva e viva e viva la Sicilia, la terra di lamuri e della gloria.